Pianeta notte! Pianeta notte! Diego! Aspetta che mi sporco! Aspetta, no, aspetta! Non per la sera! No, non era bello! Aspetta! Perché prego la metà? Allora, vado. Allora. Amici di Pianeta Notte, stasera mi sto sacrificando per voi. Sono insieme a Gianluca. Ciao Gianluca, benvenuto sulle nostre telecamere. E quindi Gianluca, diciamo che riduce o via di queste trasmissioni. Dispiace, vedi che ce ne non capiscono. Lo so, però bisogna vedere bene. Se gli avresti detto di no. Sai che siamo arrivati in quarta. Quindi grazie di Casal Bellissimo Snob Music. E la felicità di tutte le ragazze. Ma dimmi un po', questa sera a chi avresti detto di sì? Tutte le belle donne. A tutte. Perché a me piacciono tutte le donne. Alzatevi e mandatevele via tutte. Piace proprio il genere, per cui... Per cui avresti detto di sì, certo. Quindi tutte le nostre amiche che stanno seguendo. Chi non è venuta questa sera... Poi io sto cercando la fidanzata, per cui insomma... È troppo tardi! Bene, quindi a tutte le amiche che questa sera non sono venute al Paparazzi Snob Music di Casal Velino Paese, cosa si sono perse? Si sono perse una proposta indecente da Gianluca. Decente, dai. Ascolti, dimmi, vabbè, dopo comunque di quella trasmissione, sì. I tuoi te Gianluca. Ma io giro per il nord, purtroppo devo girare al sud perché... L'hai fatto esclusivamente per noi questa sera, sì, questa sì, notte. Ma volentieri, anche perché mi piace la zona, insomma, mi piace la gente di qua, mi piacciono i locali, ma non per qualcosa, perché proprio siete più... più solari, sì. Questo mi è piaciuto. Per cui girerò per i locali, suonerò, io tanta gente non lo sa, ma io faccio il DJ da 15 anni, produco, c'è un disco mio fuori in Inghilterra che tra 2 mesi sarà in Italia, per cui insomma gira tutto abbastanza bene. Quest'estate girerò. Girerai, si può dire volgarmente, girerai dischi per tutti i nostri esatto, ascoltatori, esatto. Per tutti i nostri amici. Speriamo di far ballare tutti quanti, ma insomma... Voglio chiedere se il tormentone di questa. Sai che quest'estate c'è un tormentone? Ecco, quest'estate non ci sarà il tormentone. Sicuramente ne parlavamo proprio l'altro giorno con altri DJ e quest'estate non c'è il classico tormentone dell'estate, perché se tu... mi dici un titolo che sai che ti viene in mente, non c'è, hai ragione. E un'altra cosa, si faceva prossima estate sarà il mio disco. Appunto, quello che stavo dicendo. Allora, sembro della Gestapo questa sera, perché ti voglio fare un sacco di domande. Dimmi un'altra cosa, e per quanto riguarda, naturalmente tu vivi la notte. Sempre. Notte, il giorno io dormo. Il giorno dormi, per cui un'eventuale fidanzata quando ti potrebbe... Di notte, perché? Se tu lavori meglio. Di notte. Di notte quando arrivo. Tra un disco e l'altro. Esatto. Bene. Deve avere tanta pazienza la mia fidanzata, eventuale. Bene, allora diamo le caratteristiche della tua fidanzata ideale, cioè tu cosa cerchi? Cioè qual è la tua donna ideale? Pazienza, l'abbiamo già detto. Sì, pazienza, ma pazienza no, perché sono rompipalle, perché comunque sono sempre in giro, per cui non è facile. Comunque va di moda l'uomo a rompi, eh? Pensavo va di nuovo che gira, no? No, che gira, che praticamente non c'è mai, così quando arriva è più desiderato. Non lo so questo, io ignoro questo argomento perché ho una gran luce, vedi, sono... Quindi, un'altra cosa ti possiamo chiedere, visto che le nostre amiche sono curiosissime. Una donna che... le caratteristiche di una donna che potrebbe andare. Sì, non dire che sono io, ti prego. Non lo dico perché è scontato, però. Ok. Insomma, non sarebbe proprio lontana da te.
No, nel senso che comunque non ho un canone. Noi ce ne andiamo, voglio dirci. Non ho un canone estetico. A livello caratteriale, solite cose banali che potrei dire, insomma, una donna sincera e ta 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 ta, le solite cose, per cui è meglio non dirle. Ecco, bravo. Quindi è un messaggio che vuoi mandare a tutti i nostri amici della notte? Io amici non ne voglio, voglio solo amiche, per cui amiche, fatevi avanti, io quest'estate sarò in giro, voglio vedervi tante, numerose e soprattutto scollate, ok? E quindi dicevamo, no? Che praticamente il suo numero è 338, questo così ci fermiamo qua. Bene Gianluca, grazie della tua presenza. Grazie qui a al Paparazzi Snob Music di Casalvelino Paese. Noi siamo state felicissime, vero? Anche io. Perché abbiamo qui anche le... insomma, quando mi ricapita. Io ti ringrazio a nome di tutte le ragazze che sono venute qua stasera. Se lo dicevi prima, è andata sicuramente qua. Dici? Sì, sì, sono sicura. Ma sai chi c'è sabato prossimo? E sabato prossimo al Paparazzi Snob Music. Non posso dire che ci sabato prossimo sarò qua, però ovviamente mi deve ospitare qualcuno. Qualcuna. Se mi ospita qualcuna, io rimango. Altrimenti. Insomma... Ascoltami, questo sicuramente succederà. Però purtroppo, cioè purtroppo. C'è anche un, sai che in un pollaio c'è sempre un gallo, ma in questo caso ci sarebbero due galli, cioè Ascanio del Grande Fratello e tu. Ah, perfetto, perfetto, insomma, io preferisco le galline dei galli. Quindi Ascanio sicuramente verrà come mamma l'ha fatto, perché è solo tempestato di tatuaggi, mi hanno detto. Comunque tu vai benissimo anche così. Vabbè, io ce l'ho ma non si vede. Per cui è da scoprire. Il programma va di notte, comunque puoi esagerare. Non censuriamo, dai. Bene, quindi da Pianeta Notte, dal Paparazzi Snob Music, Dori e Gianluca vi salutano. Buona estate, alla prossima. Bacio, ciao. Ciao. A tutti. Aspetta un attimo. Allora, aspetta un po', ci state tutte? Ok. Ecco, si rompe il femore e l'abbiamo perso. Allora. Uno, due, tre. Pianeta Notte! Un'altra volta, scusate. Uno, due, tre. Pianeta Notte! Grazie. Ok. Prego. Grazie a voi. Alza, ti do. Devo... alza, ti alza. Ci vuoi rovina? No. Mariella. Mariella però è uguale, Guarda. Io chiedevo... Ma oh, stai veramente alto, scusa! Salute! Scusa! Prendono un po' di gnocche, scusa! E Riccardo, può fare la pizza? Sì, certo! Ah no, ah, vediamo, sì, penso di sì! Cazzo, preso l'amoroso, si è rotta la telecamera! Poi... Mamma mia, ma io non ho capito. Allora, vi aspetto al Paparazzi prossimamente, vi suonerò, vi farò ballare sicuramente, poi se mi spoglio un po', spero che non si offenda nessuno, insomma, aspetto un sacco di donne, un bacio a tutti quanti, al Paparazzi. Grazie.